Ecco, le squadre che sono pronte ad entrare in campo, come dimostrano le immagini del nostro annunzio Procacci, le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, sono 20 quelli racimolati fino adesso per quanto riguarda la formazione di casa, i giallonivi della Pro Gioia Calcio, e uno solo in meno, quello degli ospiti, il Kids Club Conversano. Si affronteranno in questo turno del girone B del campionato di seconda categoria. In posta un'azione adesso i locali, questa incursione sulla sinistra, prosegue l'azione ancora, Luca Milano mette la palla al centro, poi Risplendente che ha una buona opportunità, calcia però malissimo, non inquadra la porta da ottima posizione. Palla che finisce dalle parti della difesa della Gioia in vantaggio il difensore, che però poi lascia incredibilmente il pallone, attenzione, pericolo, e c'è il gol del vantaggio del Conversano al nono minuto del primo tempo. Questo pallone rimesso al centro, il piattone destro preciso da parte di Daniele che sblocca il risultato. Tutti prova a reagire la Gioia, il lancio di Vitale, palla in avanti, buona opportunità per Favonelli, il sinistro, la respinta dalla parte di Radogna, poi i compagni che allontanano definitivamente la minaccia, reazione immediata da parte della Pro Gioia. Calcio di punizione per la formazione locale da buona posizione, Borelli e Feronelli sul pallone, attenzione, parte quest'ultimo, palla sul palo, un'altra opportunità importante da parte della Gioia, poi viene allontanato il pericolo, ma Feronelli con il sinistro ha colpito il palo alla destra di Radogna. Il lancio di Pace, palla in avanti, palla che giunge a Risplendente, ottimo il controllo, l'anticipo sul portiere, lo aggira in dribbling e mette il pallone in rete, il gol di Risplendente che al minuto 22 riporta in parità le sorti del match. Si avvicina alla propria panchina Risplendente, ovviamente festeggiato non solo dai compagni in campo ma anche da mister Battaglia. Adesso torna ovviamente verso il centro del campo, inquadratura anche per lui, 1-1 il risultato. Si fa la battuta di questo calcio d'angolo per i gialloneri, tocco all'indietro, palla al limite, c'è il tentativo di incursione, questo diagonale, poi sul secondo palo incredibilmente il pallone viene respinto sulla battuta di Risplendente, ancora lui sembrava, botta praticamente da sottoporta e incredibilmente non riesce a rendersi conto nemmeno lui di come abbiano salvato i giocatori del Conversano questa ghiottissima opportunità. Calcio d'angolo per gli ospiti, sembra una buona opportunità, incredibile, Iacovazzi conclude da posizione centrale, non lontano dalla porta, in maniera debole, si allunga la formazione della Pro Gioia in avanti, palla in area di rigore, ancora un'occasione di Feronelli, ancora la respinta dell'attento Radogna che non si fa ingannare dall'attaccante avversario. Si rituffa in avanti il Gioia con questa opportunità in area di rigore, batti e ribatti, il pallone che danza pericolosamente davanti alla porta di Radogna, poi palla che colpisce l'esterno della rete, ma attenzione, c'è l'intervento dell'arbitro, rimasto a terra il numero 7 di casa che è Danilo Scatigno, l'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore, proteste da parte dei giocatori della Kids Club Conversano, parte Feronelli con il sinistro, cerca la trasformazione, conclusione però centrale e a mezza altezza, non deve impegnarsi nemmeno più di tanto Radogna nel respingere questo calcio di punizione, praticamente un corner corto, attenzione per gli ospiti, c'è forse una deviazione dubbia, però l'arbitro ha fermato il gioco in effetti e questa volta indica il dischetto del calcio di rigore, ma il calcio di rigore a favore degli ospiti, 1-1 il risultato fino a questo momento.
Adesso saranno gli ospiti però a usufruire di un calcio dagli 11 metri, vediamo. È pronto Ceri, è pronto Colapinto, parte il numero 2 degli ospiti che è entrato nel corso della ripresa, porta in vantaggio per la seconda volta la Kids Club Conversano, 2-1 il nuovo punteggio. Quando siamo al 29esimo della ripresa, tutti a far festa, ovviamente i giocatori ospiti, praticamente qualche componente anche della panchina che è andato a festeggiare il gol del nuovo vantaggio. Allora il Gioia ha battuto l'ennesimo calcio dalla bandierina, palla che viene allontanata, attenzione, arriva Capitan Pace, si catapulta letteralmente sul pallone, lascia esplodere un destro di rara precisione e potenza e poi va a festeggiare, gol con dedica da Mister Battaglia, perché si è alzato la maglia, non vediamo inquadrata la scritta che ha sulla maglia, adesso si abbassa la maglia di gioco, la rimette a posto, perde palla pericolosamente il Pro Gioia, riparte lunghissimo Cerri, Cerri in area di rigore, Cerri la battuta a rete, spreca una ghiottissima occasione la formazione ospite, squadre che si sono inevitabilmente allungate, c'è questo traversone dalla tre quarti, il pallone che si impenna altissimo proprio nel centro dell'area di rigore, attenzione, spizzata di testa, la girata ancora di Risplendente, è lui che segna, 5 minuti al 90esimo, la rete del sorpasso, il 3-2 della formazione di casa sulla Kids Club Conversano, è abbracciato da tutti, Risplendente che trova il gol del vantaggio, il gol che ribalta il risultato per la formazione della Pro Gioia Calcio e trova anche con questo gol la sua doppietta personale quest'oggi. E dopo quasi 9 minuti di recupero, dovuti comunque alle interruzioni che effettivamente ci sono state, la partita finisce e se un padrone di Bari dice che è il momento del triplice fischio finale, il Pro Gioia fa sua questa partita con un risultato di 3-2, una partita che ha regalato tantissime emozioni per merito di entrambe le squadre, perché se è vero che la formazione di casa ha creato più occasioni da rete nell'arco di tutta la partita, il Kids Club Conversano però non è stato a guardare, ha avuto le sue opportunità, ha segnato pure 2 gol ed è venuta fuori una partita davvero dalle tante emozioni fra due.